Siamo nel centro storico, nel pieno centro storico di Trapani e questo portone ci racconta qualcosa. Ci racconta che qui negli anni 80 c'era il circolo Scontrino, la sede, una sede di logge segrete. Gli iscritti alla loggia non erano soltanto dei massoni, che potevano essere davvero massoni, ma c'erano anche mafiosi. La prima sentenza che lega a doppio filo mafia e massoneria è del 1993. La loggia è la Iside 2, con sede al circolo Scontrino. E qui ci sono i nomi della mafia trapanese, nomi legati a Messina Denaro e a Totò Riina. Ma non è solo acqua passata. La commissione antimafia, guidata da Nicola Morra, ha messo nero su bianco nel maggio 2022 i legami fra le logge e Cosa Nostra. Quel che emerge dalle indagini più recenti è il vivo interesse da parte dell''Ndrangheta, di Cosa Nostra, ma anche di autonomi comitati di affari vicini a tali ambienti criminali, di infiltrarsi nel tutt'altro che permeabile sistema massonico. La massoneria qui è servita per aiutare la mafia ad infiltrarsi nel settore politico, pubblico e sociale. Così, all'ombra delle logge, i colletti bianchi prendono il posto delle coppole. Ai macellai corleonesi si sostituiscono i borghesi con la 24 ore, che danno una ripulita ai soldi del malaffare. Qualcuno dice che Trapani può essere considerata un po' come la Svizzera rispetto agli affari mafia, perché qui i legami fra la mafia e la borghesia hanno reso tutto più pulito, ma soprattutto un crocevia di banche come questa, la Banca Sicula, è anche a Castelvetrano, dove era stato assunto Salvatore Messina Denaro, il fratello del latitante. Il dato più recente ce lo consegna in un rapporto la Banca d'Italia in anni recentissimi. Le strutture bancarie tra Castelvetrano e Campobello di Mazara erano quelle che raccoglievano più denaro, versato ufficialmente come risparmio. Qualcuno ci ha provato a portare alla luce i legami occulti del potere trapanese. Proprio davanti al Palazzo di Giustizia di Trapani c'è un luogo ancora molto particolare, perché qui c'è un nome, c'è scritto Ciaccio. E qui abitava Gian Giacomo Ciaccio Montalto, un magistrato della Procura della Repubblica di Trapani, ucciso dalla mafia il 25 gennaio dell'83. Un delitto maturato nell'ambito di quei rapporti tra la mafia e la borghesia, perché le indagini di Ciaccio Montalto davano fastidio a questa città.